Quando un bimbo dorme non si devono fare rumori. Lo sapeva bene Giovan Francesco Barbieri, che da un urlo disumano venne fatto sobbalzare nella culla mentre riposava. Da quel grido deflagrante il piccino trasse una menomazione destinata a renderlo celebre. Risvegliatosi, racconta il biografo Malvasia, rimase con l'occhio destro travolto e la pupilla sequestrata nell'angolo. Questa fu la causa per cui il piccolo Giovan Francesco Barbieri si vide affibbiato il soprannome che lo rese celebre. Lo studioso che più di chiunque altro ha dedicato intelligenza ed energia alla scoperta di Guercino. 70 anni che ho studiato il barocco italiano. Dopo 30 anni. Passione vitale che rende tra l'altro così fresco e giovane un uomo di 92 anni, il quale prende da Guercino, un po' come il teatro di Dorian Gray, cioè lui prende da Guercino e dà a Guercino. È uno scambio per cui non morirà mai né Guercino né lui. Ora, fare una mostra di Guercino, seconda solo quella di Caravaggio. Sappiamo dalle fonti che il giovane Guercino intraprendeva lunghi viaggi per visitare le chiese dell'Emilia dove questi quadri erano custoditi e lo faceva con il chiaro intento di gioire o di commuoversi di fronte ad essi. La poetica e il teatro degli affetti è un titolo più intellettualistico. Dei personaggi epici, dei personaggi letterari derivati dall'Eneide o derivati dai libri del Tasso. Il bagno di Diana del Museo di Rotterdam. E fu capace di effetti speciali e colpi di scena magistrali, destinati a far scorrere l'inchiostro degli esegeti, come accaduto per il celebre Et in Arcadia Ego di Palazzo Barberini, una tela dove due pastori della terra di Pan si imbattono improvvisamente in un teschio umano roso da vermi e topi, come a dire che anche nel luogo della poesia e dell'assenza di affanni, la morte è sempre in agguato. Se Guercino girava per le chiese di Ferrara a caccia di tele sulle quali commuoversi, si può ragionevolmente supporre che una volta diventato pittore abbia cercato gli stessi affetti speciali. Sappiamo dal testamento che il maestro possedeva un faldone intitolato Libro degli cinque sentimenti del corpo. Qui le figure sembrano volerci impartire una lezione privata di arsa retorica. Sono sante, sibille, profeti, eroi biblici e mitologici che allargano enfaticamente le braccia, alzano languide occhiate verso il cielo oppure abbassano lo sguardo sotto il peso di chissà quali grevi pensieri. Non fanno sul serio, stanno recitando la loro piccola tragedia davanti a noi, che siamo la loro intima platea. Erano tutti sporchi e non... Nei quadri da stanza di taglio orizzontale, Guercino predilige il cosiddetto piano americano, 2-3. Ma attenti alle spalle, Venere sta indicando al piccolo amore di colpirci con il dardo fatale. Se la freccia scocca finiremo col cadere innamorati. In questo quadro che Guercino realizzò per il duca di Modena Francesco I d'Este, il teatro pittorico tocca il suo vertice estremo. Il dipinto presuppone l'esistenza dello spettatore. Senza pubblico quel quadro non esiste. Come si dice, approcciabile, no? Approachable in inglese. Stabilisce un canone, cioè da quel momento in avanti sarà impossibile immaginare quel soggetto scendendo dall'invenzione di Guercino. E in sostanza, piccoli guai, inizio. Come quando dipingendo a lume di candela non si accorse che il copricapo aveva preso fuoco. Che farà diventare popolare Guercino.
così come lo è nella dimensione internazionale. Guercino è un pittore internazionale e riconosciuto nel mondo. In Italia appare un pittore bolognese ed ha una notorietà che... Pure quella volta che è entrato in bottega e sedutosi sulla seggiola su cui era stata appoggiata la tavolozza, seguitò a guardarsi attorno per cercare dove fossero finiti i disegni. Ci sono migliaia di disegni, vengono fuori in ogni asta, anche i quadri vengono fuori. Non è finito, naturalmente sappiamo del libro dei conti che molti mancano. Sì, c'è molta speranza, vengono fuori tutto il tempo.